Quindi cominceremo questo incontro di risorse immunitarie parlando un po' di erboristeria, ma soprattutto di erboristeria intuitiva. Perché uso questo termine? Questo termine, lo vedremo tra poco nelle slide, l'ho creato, come sanno già alcuni corsisti che sono qua presenti, grazie un po' all'intuizione di voler mettere insieme gli aspetti di erboristeria da un lato e gli aspetti del benessere della persona a 360 gradi insieme. E perché ho fatto questo? Come ci sono arrivato? Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Marco Fossati, mi sono laureato in scienze erboristiche all'Università di Pisa con una tesi sulle piante spontanee della Liguria a uso commestibile, sul cosiddetto pregugiù, diciamo. Ma già da anni, già da prima, mi occupavo di meditazione, di ascolto di sé, di contatto con la natura. Ed è proprio da lì che è nato il mio interesse, il mio amore per le piante. E grazie a questo, ho incontrato anche il coaching a indirizzo gestaltico, ho incontrato, diciamo, vari percorsi come quello del pranic healing, di access consciousness, di Reiki, di tante altre cose che mi hanno permesso di trovare il mio modo di portare alle persone un contributo, il mio contributo. E quindi oggi, dopo questo, come ho detto ad alcuni in un messaggio, silenzio stampa sull'erboristeria finora, da parte mia, ho deciso di portarvi questi elementi di risorse immunitarie. Quindi, quali sono le regole del gioco, prima di mettere le slide? Le regole del gioco sono quelle che, i corsisti già conoscono, ovvero: non prendete nulla per vero, cioè tutto quello che vi dirò, sperimentatelo, informatevi da persone esperte, da altre persone esperte, da libri e fonti autorevoli. Quindi non prendete nulla per vero di quello che vi dirò. Sospensione del giudizio, se è possibile, verso voi stessi, perché comunque dirò anche delle cose che possono farvi venire in mente, delle cose, dei ricordi, degli atteggiamenti. Quindi sospensione, se possibile, del giudizio verso voi stessi e verso gli altri. E la terza è una frase che cito sempre, che mi piace molto, che è: non esistono domande stupide, ma solo stupidi che non fanno domande. Quindi, qualunque cosa vi venga in mente che vogliate chiedere, scrivetelo pure o ditelo pure togliendo il muto. Non esistono domande stupide perché qualunque cosa può essere un contributo per voi e per qualcun altro che magari sta ascoltando. Vi chiedo un check se ci siete, fatemi un cenno con la testa se volete. Oh yeah! Allora direi che possiamo partire con le slide. Vedo anche dei pollici in su, che è un buon segno, i pollici in su. Allora, vediamo se parte. Ok, lo vedete tutti? Benissimo. Ok, allora, risorse immunitarie. Ora, voi non so se vedete solo me o se vedete anche gli altri della conversazione. C'è qualcuno che mi può dare un feedback su questo, così capisco se vedete bene o no le slide. Io vedo sia le slide che gli altri e te. Ok, allora cerco di mettere tutto un po' a destra, così. Ok, così magari vediamo bene. Cosa faremo oggi? Le regole ve le ho già dette, le regole del gioco. Parleremo di erboristeria intuitiva, molto molto brevemente. Il cibo è medicina? Sole fuori, sole dentro, corpo fermo o in movimento? Il tempo dell'anima. Questi sono quattro punti principali che incontreremo molto semplicemente, in modo fruibile per tutti, non ci sarà niente di astruso, alcune cose magari le avrete già sentite, altre magari sono già intuitive, ma alcune altre possono essere meno scontate di quello che immaginiamo. Per questo incontro io cercherei di mantenere una durata che va tra mezz'ora, 40 minuti, fino a un'ora al massimo, faccio anche un gatto che passa, se vedete, per far sì che ci sia spazio anche per le domande. Quindi potremo arrivare fino a un'ora se ci sono tante domande da parte vostra o tanta voglia magari di approfondire alcuni argomenti. Ok,
Quindi partiamo con l'erboristeria intuitiva. Vediamo se va. Ok. Erboristeria intuitiva. Questo termine, come vi dicevo, mi è arrivato in modo intuitivo, ma sostanzialmente si basa su tre punti fondamentali, che sono la consapevolezza, la pratica e la teoria. E detto così possono voler dire tutto e niente. Ma sostanzialmente c'è l'aspetto teorico di partenza che è dato sia dalla ricerca moderna che da conoscenze antiche come quelle della medicina tradizionale mediterranea, per esempio, oppure elementi che vengono dall'Oriente, oppure tanto altro che viene anche da altri approcci. Infatti qua, per esempio, il mio libro di medicina tradizionale mediterranea, che è uno delle mie bibbie. La pratica, ovvero ci sono sempre degli aspetti e dei consigli pratici quando possibile. Chiaramente qua non potremo fare molto di pratico manuale manipolatorio, però c'è sempre uno spunto pratico in quello che consiglio. E la consapevolezza. Con consapevolezza intendo sia la consapevolezza di sé, quindi del corpo, di quello che è il vissuto interiore, di tutti gli elementi sia che vediamo che non vediamo, ma anche consapevolezza come contatto con il mondo che ci circonda, quindi anche la consapevolezza ambientale in questo caso, ma anche la consapevolezza che ci permette di andare un po' oltre quello che sappiamo razionalmente, per integrare la parte razionale, che è importantissima, con quello che è oltre il razionale. E veniamo al primo punto. Il cibo è medicina? C'è chi dice sì, c'è chi dice no, c'è chi dice boh. Voi, se volete, potete anche dirlo in chat qual è il vostro punto di vista su questo, ma intanto vi dico una frase che ormai ha qualche anno ed è girata molto, che è quella di Ippocrate, vissuto a Kos, nato a Kos in Grecia, poi girato un po' per il Mediterraneo, che ha detto: lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la medicina sia il vostro cibo. E già qua un suggerimento ce lo dà. Ma quello che mi piace molto di questa frase, che a volte è anche un po' abusata, sentita, è proprio il lasciate che. Perché noi già mangiamo, se no comunque bene o male non saremmo qui, fisicamente già ci nutriamo di tante cose, non solo del cibo, ma ci nutriamo. Ma come sarebbe recuperare la consapevolezza che quello che stiamo mangiando fa parte della nostra salute? E così come quello che noi prendiamo per stare bene è anche quello in qualche modo cibo, qualcosa di cui ci nutriamo, che possono essere farmaci, ma può anche essere una canzone, può anche essere un quadro, può essere un animale, può essere qualunque cosa in quel momento ci nutra. Anche un ricordo, per esempio. Quindi, per non entrare poi nell'aspetto troppo alimentare, perché io comunque vengo da un approccio erboristico e, diciamo così, più naturopatico, se vogliamo, tra virgolette, lascio sicuramente approfondire questo argomento a chi si occupa di cibo e di nutrimento. Ma quello che vorrei fare è darvi alcuni consigli e spunti di riflessione anche pratica, anche pratici. Cominciamo riscaldando lo stomaco. Questa è una conoscenza molto antica, quella di riscaldare lo stomaco, e che in parte viene anche da quello che è lo studio della medicina tradizionale mediterranea, quindi da Ippocrate, giusto che abbiamo nominato, Galeno, Avicenna e tanti altri, Durante, che parlavano dell'importanza di scaldare lo stomaco quando si mangia, soprattutto, perché si producesse una buona flemma, dicevano, questa flemma. Questa flemma che sarebbe, secondo gli antichi, la nostra componente fluida, di acqua, acquosa. E in realtà noi sappiamo che molte cose che sono state intuite dagli antichi poi sono state validate nei tempi più moderni dalla scienza. E riscaldare lo stomaco quando si mangia ci aiuta praticamente, secondo questa visione, a metabolizzare meglio, metabolizzare già moderno, diciamo a trasformare meglio tutti gli elementi che noi introduciamo per produrre dei buoni umori, si chiamavano, delle buone sostanze, sia quelle più liquide sia quelle più solide. E in questo caso come possiamo riscaldare lo stomaco? Con il calore vero e proprio, quindi ci sono anche dei termini che vengono dal mondo popolare, contadino, che erano quelli
che dicevano mangiare al caldo, dormire al freddo, per esempio. Quindi il calore vero e proprio, ma anche usando tisane ad hoc, sicuramente con temperatura tiepido-calda, ma soprattutto con piante che scaldano o comunque che aiutano la circolazione di questo calore. Quindi mi vengono in mente le spezie calde come la cannella, lo zenzero, i chiodi di garofano, la curcuma, ma anche piante che sono un po' calde, un po' fredde, ma che facilitano il passaggio, come la malva, per esempio, o la melissa anche, che è una pianta calda, molto interessante. In questo caso qua, noi possiamo aiutarci con l'alimentazione, quindi aggiungendo queste spezie, senza esagerare chiaramente, ai nostri cibi, oppure facendone proprio degli infusi o dei decotti. E questo fa sì che producendo dei buoni liquidi, secondo gli antichi, ma in parte anche stato validato recentemente, si producono meno muchi, quindi anche si prevengono le problematiche influenzali, che come sappiamo ad oggi, ahimè, non sono più solo le influenze comuni, ma c'è anche altro in giro. E quindi prevenire tutto quello che c'è collegato ai muchi o comunque ai catarri, a tutto quello che è la parte viscosa, fluidificandola, in questo caso ci può aiutare. Ogni frutto ha la sua stagione, secondo punto. Questa cosa è di una banalità sconcertante, lo sappiamo, l'abbiamo sentito in mille salse, ma oggi ve lo voglio dire da un altro punto di vista. Perché noi sappiamo che è importante mangiare di stagione per l'ecologia, per la varietà, per tante cose. Ma in realtà la natura, che è molto intelligente, e noi facciamo parte della natura, non ne siamo separati, ci fornisce tante cose da mangiare e da assumere proprio nel momento in cui ci servono. Quindi in questo periodo, se andate a comprare, diciamo, da un contadino che coltiva nella piena terra, vedrete che per esempio avremo ancora molti finocchi, avremo dei cavoli, avremo ancora dei carciofi, ad esempio. Infatti i carciofi sono spesso usati anche per la torta pasqualina, senza contare chi la fa con le bietole, chiaramente. Parlo in questo caso di Genova e della Liguria. Finocchi, cavoli e carciofi sono tre esempi di tre alimenti che in questo momento possono anche essere curativi. Perché il finocchio, come pianta, quindi sia nei semini, che in realtà sono i frutti del finocchio, ma anche in parte nella verdura, sono molto benefici, soprattutto per lo stomaco, per l'intestino come antifermentativo, e quindi in questo caso ci aiutano in questo scaldare, in questa attivazione dello stomaco. I cavoli sono ricchi di composti solforati, come ben sappiamo per il naso quando li cuciniamo, e proprio questi componenti solforati sono degli ottimi antinfiammatori. Infatti c'è anche un medico fitoterapeuta toscano, di cui ho un altro libro qua, che si chiama Firenzuoli, le 100 erbe della salute, che proprio a livello ospedaliero utilizza gli estratti di crucifere, quindi verza, cavolfiore, broccoli, eccetera, gli estratti nel senso proprio con l'estrattore, quelli che alcuni hanno in cucina, proprio per fare dei protocolli antinfiammatori pre e post-operatori, per esempio. O anche, per esempio, in concomitanza con problematiche neoplastiche, tumorali. Proprio perché hanno un aspetto antinfiammatorio molto importante, molto interessante. Oltre che avere anche comunque degli antiossidanti, come molte verdure fresche, molta frutta fresca. E in questo periodo, infatti, c'è anche tutta quel mondo che è il prebujung, quindi le erbette spontanee, che sono tra gli alimenti più ricchi, possiamo dire, di antiossidanti che abbiamo oggi a disposizione. Alcune piante del prebujung, per fare una brevissima parentesi, perché sennò parlerei delle ore di prebujung, alcune piante hanno più antiossidanti del mirtillo, per esempio, quindi molto interessante. E i carciofi, perché i carciofi? I carciofi, come molti sanno, sono attivi sul fegato, quindi servono proprio per fare un'azione depurativa, possiamo dire, del fegato. Quindi in questo senso mangiare carciofi, specialmente crudi ma anche cotti, a seconda poi chiaramente delle possibilità digestive di ognuno, cioè a chi possono dare un po' fastidio anche per l'intestino. Poi qua è molto importante anche
sentire e rispettare la sensibilità di ognuno, ma i carciofi rappresentano un ottimo aiuto per il fegato, alleggerendo tutto quello che invece è un calore stagnante, secondo gli antichi, che anche quello non ci aiuta in questo momento. Poi arriviamo all'integrazione, quindi non solo l'alimento in senso stretto, ma anche tutto quello che è il mondo di vitamine e di minerali. In questo caso io suggerisco spesso di non rivolgersi a multivitaminici generici, quelli da banco, diciamo, non perché facciano male, ma perché spesso non sono ben bilanciati come dosaggio, come anche, come posso dire, come concentrazione, se ci fosse davvero un momento di bisogno, di fabbisogno, e dall'altra parte in certi casi proprio non servono. Quindi o rivolgersi a marche di qualità, oppure integrare con quello che anche ci viene dalla natura. Perché per esempio qua ho parlato di vitamina C, D e minerali, ma molte vitamine e molti minerali, per esempio, ci sono anche, dico una tra tutte, l'alga spirulina, che è un ottimo mineralizzante. In realtà viene chiamata alga da molti, ma non è un'alga, è un cianobatterio. Comunque, dalla spirulina, che può essere assunta anche da chi ha problemi di tiroide, perché non cresce in mare, quindi non contiene iodio, ma contiene molti minerali e molte vitamine utili per la salute, oltre a un buon numero di antiossidanti e anche di amminoacidi essenziali che a parità di peso, per esempio, superano di 3 volte quelli della carne, per intenderci, come proteine. E quindi è molto nutriente, anche perché è una dieta a base vegetale, soprattutto. Ma oltre a questo c'è anche un alimento fantastico per la vitamina D, che vediamo qua, che è il polline. Per esempio il polline e il pesce azzurro, i pesci grassi sono molto ricchi di vitamina D, e questa la vedremo anche tra poco quando parlerò di sole. E la vitamina D è fondamentale per molti processi di regolazione del sistema immunitario, soprattutto per l'attivazione di alcune cellule, se non sbaglio sono i linfociti T, comunque di alcune cellule che sono molto importanti nel funzionamento del sistema immunitario. E la vitamina C è un grandissimo antiossidante e protettivo cellulare, quindi anche questo è molto importante tenerlo presente, sia nel consumo di frutta e verdura, sia con l'eventuale integrazione soprattutto da fonti naturali, perché non tutta la vitamina C disponibile sul mercato è ben disponibile per il nostro corpo, perché molta è di sintesi e quindi diciamo che prende una conformazione che non è sempre la più assorbibile. Molta viene proprio espulsa direttamente tramite feci e urine, diciamo. E arriviamo all'ultimo punto del cibo che è medicina, che è il tempo dell'ascolto del corpo. E qui vi ho messo una domanda. Chi mi segue per altre vie, anche nei corsi e tutto, sa che uso molte domande, sia domande aperte, sia domande per stimolare risposte. In questo caso è sia uno che l'altra, sia una domanda da lasciare lì, sia una domanda a cui rispondere, che è: cosa ti nutre in questo momento? Cosa mi nutre in questo momento? E qui si può parlare di cibo, si può parlare di musica, si può parlare di film, si può parlare di emozioni, di abbracci fisici anche per chi ha qualcun altro in casa, ma anche contatto per chi è da solo, che grazie a questa tecnologia in qualche modo, in qualche forma possiamo avere. Quindi perché non chiederci di cosa ci possiamo nutrire in questo momento? E la stessa cosa vale anche per i cibi, perché se approfittiamo del tempo che abbiamo, visto che ora i tempi spesso sono un po' più dilatati, perché non tornare anche ad ascoltare il corpo mentre mangiamo? Quindi sentire anche cosa ci fa bene in un certo momento, cosa ci fa bene in un altro momento, o cosa ci fa male magari. Perché può essere che non tutto ci vada bene sempre. E quindi questo è semplicemente un invito all'ascolto. Allora, prima di cambiare slide, volevo guardare la chat. Vediamo un attimo se me la fa vedere. Allora, aspettate, guardo il computer perché da qua non me la fa vedere. Tolgo solo un secondo lo schermo. Allora, intanto chi volesse darmi un check per sentire se siete svegli, se vi interessa, se avete domande, scrivete pure.
Tutto ok, tutto ok, tutto ok, tutto ok, tutto ok. Ora si sente. Sì, interessantissimo. Grazie Viviana. La Viviana è cintura nera di Prebujum, possiamo dire, quindi anche lei conosce molto bene tante cose e fa anche lei tante belle cose. Chissà che più avanti non si possa fare anche una diretta insieme. Chi lo sa? Ora le sto dando uno spunto così davanti a tutti, così è compromessa. Allora. Ok, procediamo. Siamo partiti con il cibo e ora passiamo con il sole. Anche qui, per fortuna, ho visto che ci sono tante persone che parlano di sole in questi giorni qua, ma visto che non tutti hanno la possibilità di prendere lo stesso sole, perché c'è chi ha case più luminose, meno luminose, chi ha spazi all'aperto, chi ha spazi solo al chiuso, ho scelto di parlare di sole fuori e sole dentro. E qui ho riportato un pezzettino di una canzone, che magari alcuni di voi conoscono, è proprio un invito a lasciare entrare la luce del sole aprendo il cuore, una cosa un po' poetica, ma che potrebbe avere anche un senso. Quindi qua si può parlare sia di prendere sole in modo diretto, quando possibile, e questo ci aiuta sicuramente, come vi dicevo, anche per la vitamina D, perché la vitamina D, come molti sapranno, in realtà non è una vera e propria vitamina, è l'unica delle cosiddette vitamine che non siamo obbligati a prendere dall'esterno, che è quello proprio che caratterizza le vitamine, ma è l'unica che noi possiamo sviluppare. E questa la sviluppiamo grazie al colesterolo, che è il precursore della vitamina D. Quindi il tanto famigerato colesterolo, tra le altre cose, ci aiuta anche per produrre vitamina D. E in questa, come vi dicevo, oltre a tutto l'aspetto del sistema immunitario, quindi dell'immunità in generale, in realtà è molto molto importante anche per la calcificazione delle ossa, per esempio, per la salute delle ossa. Quindi è una vitamina importantissima. In realtà puoi prendere il sole anche tantissimi benefici dal punto di vista psicologico, dal punto di vista anche dei ritmi circadiani, anche del ritmo sonno-veglia. Infatti anche dopo ho parlato di lasciare entrare la luce in casa, quindi anche se non avete il sole diretto, ma avere le finestre con luce che entra, quindi non sempre con le tapparelle chiuse, che tanto se qualcuno tossisce tra le tapparelle, tranquilli che non sono così fini da impedire ai virus di entrare, ma se tenete le tapparelle aperte ed entra la luce, in realtà ci aiuta a dormire poi meglio la notte, ci aiuta in tutto quello che è il ciclo della melatonina, che la melatonina è molto legata alla serotonina, che è legata al piacere, per esempio, quindi anche per stare bene, per essere felici. E quindi avere la luce di giorno e il buio di notte ci aiuta sotto tanti aspetti. Il sole diretto, oltre a garantirci già una tintarella in attesa che l'isolamento finisca e si vada tutti in spiaggia, ci può aiutare anche, come vi dicevo, proprio per un aspetto psicologico, quindi non solo fisico ma anche interiore. La stessa cosa vale per cambiare aria, perché stando molte più ore del solito a casa, chiaramente noi con la respirazione produciamo anche tanti, diciamo così, si dicono cataboliti, tanti residui, tante cose che poi rimangono nell'aria, che può essere banalmente una saturazione di anidride carbonica, se per esempio viviamo in un ambiente piccolo, in un monolocale, oppure stiamo principalmente in una stanza, ma anche proprio un accumulo sia di polveri, di tante cose, che pur avendo in questi giorni per assurdo l'aria più pulita e più sana, in realtà se noi teniamo tutto chiuso ne possiamo beneficiare poco. Chiaramente qua sentendo anche i bisogni di ognuno, perché per esempio chi fosse allergico ai pollini magari può avere l'accortezza di aprire di più le finestre, sicuramente quando piove, e poi di notte, quando magari farà un po' cambiare un pochino di aria di notte senza congelarsi, perché i pollini sono un po' meno attivi. Questo è solo un accorgimento per qualcuno. E anche qua abbiamo il tempo dell'ascolto, perché in realtà la luce, come vi dicevo, non è solo fuori. E qua c'è la domanda, dov'è la tua luce?
C'è qualcuno che se la sente di rispondere a questa domanda? Dov'è la tua luce oggi? Può essere fuori, può essere dentro. Chi è che se la sente? Chi è? In chat o nell'audio, come volete. Ah, ho trovato il modo di vedere la chat così, wow. Ok, intanto vedo che è arrivato anche Fabio, benvenuto. Ok, comunque questa rimane una domanda aperta. Dov'è la tua luce? Non serve che vi rispondiate ora, ma potete rispondere quando più lo sentite. Vedo la Viviana che dice nel cielo sopra di noi, Marilena la mia luce è dentro ma si spande fuori. La Viviana dice che oggi mi sa di primavera, nel cuore, la Gilda. Ok, vedete che ci sono tanti spunti, perché soprattutto quando la luce fuori manca per vari motivi, che può essere la stagione, per esempio non adesso, ma quando le giornate si accorciano, o per vari motivi, in realtà la natura ci invita a rivedere quella che c'è interiormente di luce. Quindi in questo caso abbiamo la fortuna di poter beneficiare di quella fuori e di quella dentro. Ognuno, per esempio, secondo anche il proprio credo spirituale, se una persona è credente, ma anche per chi non crede o per chi ha anche solo un sentimento della presenza di qualcosa di più grande, chissà che questo non possa essere uno spunto. Ok. Come c'è qualcuno che dice giustamente, anche i nostri cari, anche le persone possono essere luce. Come noi possiamo essere luce per gli altri, perché è una cosa che funziona per fortuna in entrambe le direzioni. E oggi non è per nulla scontato, ma essere luce per gli altri in questi giorni ritengo che sia molto molto importante. Ok. E qua c'è anche una pratica che si chiama respiro di luce, che oggi mi sembra che ci sia già tanto da dire, quindi magari non ve la propongo oggi, però potremmo fare una breve diretta dedicata con chi la vuole praticare e lo facciamo insieme. Quindi, per chi fosse interessato, restate connessi. Allora, sto cercando di spostare la chat. Vediamo se ci riesco. Allora. Arrivo subito. Ok. Corpo fermo o in movimento? Qua c'era un punto interrogativo che si è perso. In realtà questa è una grandissima diatriba, perché in questi giorni si sente anche lì tutto il contrario di tutto. C'è chi invita anche giustamente al movimento, che è fondamentale e in questi giorni per vari motivi può mancare, ma c'è anche dall'altra parte chi invita a fermarsi. Proprio perché questo momento che stiamo vivendo possa essere spunto per qualcos'altro e non solo vissuto come, diciamo, cercando dei succedanei, dei sostitutivi della vita che facevamo prima tutti i giorni, ma che sia uno spunto per fermarsi, per fare qualcosa di nuovo. E quindi qua ho messo una frase che avevo trovato un po' di tempo fa nel web che mi era piaciuta molto, che dice: hai due case, il corpo e la terra, prenditene cura. Oggi parliamo più del nostro corpo in questo caso, e lo possiamo fare attraverso la consapevolezza del movimento, quindi non tanto nell'entrare nel, diciamo, nel binario è giusto o sbagliato muoversi, è giusto o sbagliato stare fermi, ma quanto dire sappiamo che ci muoviamo, sono consapevole che ora mi sto muovendo, oppure sono consapevole che ora non mi sto muovendo. Perché quello che trovo interessante come possibilità per questo periodo è proprio uscire dagli automatismi. Quindi, già per esempio, accorgersi che mi alzo per andare a prendere un bicchiere d'acqua è diverso che farlo in automatico. Accorgersi che mi sto per grattare la testa è interessante, perché sono tutti gesti automatici e come tutti gli automatismi dopo un po' ci possono anche condizionare, perché magari ora ho voglia di grattarmi la testa,
ma magari mi trovo in una situazione in cui dico, ok, mi sto grattando la testa perché sono nervoso, ma ne ho bisogno in questo momento, o comunque lo sto scegliendo. Quindi anche qui è solo uno spunto, senza entrare nel giusto o sbagliato, ma soprattutto senza diventarci pazzi dietro, perché ora non è che ogni singolo movimento della falange dobbiamo starci attenti, sennò potremmo anche impazzire in questo nostro isolamento di questi giorni. Però sicuramente la presenza in quello che stiamo facendo, anche nel cucinare, nel cucire, nello suonare uno strumento, nell'accarezzare un animale, in tutto quello che vogliamo, nello scrivere sulla tastiera, la consapevolezza di quello che stiamo facendo può fare la differenza su come stiamo, per esempio. Perché è più facile uscire da tutto il loop della mente che, come una bravissima scimmietta, va avanti e indietro, e per tanto altro. E qui il mio invito spassionato è quello di sperimentare anche nuovi modi di muoversi e di stare fermi. Quindi, visto che siamo in un momento nuovo per molti, perché non sperimentare qualcosa di nuovo? Quindi, ad esempio, c'è chi in questo periodo ha cominciato a fare yoga da casa, visto che ci sono tante persone che danno modo di farlo a distanza con piattaforme come questa. Oppure c'è anche chi fa meditazione, quindi chi non ha mai fatto meditazione e si ferma a farla. Chi sceglie di fare ginnastica, chi trova nuovi modi anche per fare attività manuale, per esempio, che anche quello è un movimento. Il movimento non è solo la ginnastica a cui siamo abituati, ma è proprio il muovere, il rendere morbido, rendere fluido. Vedete, qua c'è un altro movimento qua dietro. E quindi mi invito a sperimentare. E anche qui c'è il tempo dell'ascolto. Con una frase che è una domanda un po' provocatoria, che è: come sarebbe scegliere ogni 10 secondi? O in incrementi di 10 secondi? Ovvero, come sarebbe concedersi ogni 10 secondi di cambiare scelta? E so che può sembrare tanto, che uno dice anche lì è un modo per impazzire, però è un esercizio che può essere interessante. Se provate per anche solo pochi minuti e dire: Ogni 10 secondi scelgo cosa fare. Ovvero, ora sono seduto. Passano 10 secondi, scelgo di nuovo se stare seduto o se alzarmi. Passano 10 secondi, scelgo se stare seduto o se alzarmi. Passano 10 secondi, scelgo se andare a prendere l'acqua o andare a prendere il telefono per mandare un messaggio. Cioè fare un esperimento. Perché sperimentandolo, chiaramente è difficile farlo per lungo tempo, anche perché è molto impegnativo, ma sperimentarlo anche solo per un breve intervallo, anche qui ci permette di uscire dagli automatismi. Si crea come una specie di flusso, per molti che l'hanno sperimentato, che ci porta fuori dal pensiero ordinario, quindi da quello che è sempre la scimmietta che gira nella testa. Ok, per qua fin qua tutto chiaro? Ci siete? Fatemi solo vedere il cenno, ok. Purtroppo qua ora non riesco a vedervi tutti, però... Marco, mi vedi? Sì, ti vedo. Mi vedi. Vedo anche il pollice in su. Saluto Melissa, scusa. Vai, tranquillo, saluta. Ciao, Augusto. Ciao, Melissa, un abbraccio. Mi fa piacere vederti. Ciao. Anche a me, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Che belli questi contatti, no? Quindi sfruttiamo queste... È da Santiago del Cile. Sì, un saluto da Genova a Santiago del Cile. Quindi sono possibilità che oggi abbiamo. Quindi anche questa è una scelta. Quindi grazie Augusto e Melissa per avermi ricordato questa cosa qua e avercelo ricordato. Ok, andiamo avanti con l'ultimo punto. Il tempo dell'anima. Ho usato una parolona proprio giusto per dare un po', come vi dicevo, di poesia a questo. E in questo ho voluto includere delle parole di una persona che per me è stata molto importante, che si chiama Nomad Winterhawk, che proprio quando gli hanno chiesto in questi giorni, nelle settimane scorse, quando ha cominciato a diffondersi tutto il discorso di questo virus e tutto quanto, quando gli hanno chiesto cosa pensasse di questo, lui ha detto: l'unica cosa da fare al momento è rilassarti,
respirare profondamente e goderti ogni giorno di fronte a te. Questa è la vera magia. E Nomad, che era un, diciamo, un uomo di medicina nativo americano, africano, nativo americano, che ha lasciato il corpo una settimana fa, non per il virus, ma una, è stata una cosa improvvisa, una stanchezza dell'anima, diciamo, ci ha fatto questo dono e questo possiamo dire che sia stato il suo ultimo messaggio ufficiale. Quindi un invito proprio a rilassarsi, rilassarsi e goderci quello che abbiamo di fronte. Perché noi non sempre possiamo scegliere quello che abbiamo di fronte, ma possiamo scegliere se godercelo. Questo è il mio punto di vista, poi voi giustamente avrete i vostri punti di vista. Ma le domande di questo momento sono: stai respirando? Stai respirando? Spero di sì, perché la diretta sono già quasi 40 minuti che va avanti e avete stabilito un nuovo record di apnea, oppure spero che stiate respirando tutti. Ma in realtà noi spesso respiriamo senza accorgercene di come stiamo respirando. A volte per fortuna, perché se dovessimo pensare sempre inspiro, espiro, inspiro, espiro, non so quanto lungo vivremmo, diciamo. Invece il respiro va anche in automatico, ma portare l'attenzione al respiro in realtà anche qui ci aiuta ad entrare nel tempo che stiamo vivendo. Perché al di là che per molti di noi sia un tempo di rallentamento o comunque un tempo diverso, il fatto di essere con la testa nella vita come era fino a qualche settimana fa, come ritmi, come tempo, spesso non ci aiuta, perché è come se vivessimo su ritmi diversi. È come quando c'è il jet lag, per intenderci, no? Quando c'è uno sfasamento. Il corpo ha bisogno piano piano di ritrovare una propria armonia. Non equilibrio, perché l'equilibrio è una condizione statica, ma armonia, quindi un movimento. E il respiro, se è un respiro consapevole, e soprattutto se è un respiro, anche se è possibile, basso, addominale, diaframmatico, in questi casi ci può aiutare. Poi è sempre importante respirare non solo col diaframma, ma con tutti i muscoli e tutti i polmoni per avere una respirazione completa. Ma la respirazione diaframmatica, visto che molti di noi non ce l'hanno in automatico, perché per vari motivi della vita, per non abitudine, stress e tante altre cose, può essere un buon spunto da recuperare. Un buon spunto da recuperarla. E poi chi sei oggi? Perché io ora, molti di voi li vedo qua davanti, quasi tutti li ho già visti, quasi tutti ci conosciamo, ma io non so chi siete oggi, io non so chi siete in questo momento. E chissà se lo sapete voi chi siete in questo momento. Magari sì, magari no, non so. Ma chiedersi chi sono oggi, chi sono in questo momento, è un'altra cosa che ci può permettere di fruire di un tempo diverso. Perché ogni istante, dal mio punto di vista, ci permette di scoprire parti di noi, ci permette di integrare parti di noi, o anche di far emergere talenti diversi di noi. Perché magari c'è il periodo in cui posso andare a dipingere, ma può essere che in certi mesi io non mi senta pittore. Magari ho bisogno di fare calcoli matematici, o di suonare, o di ballare, chi lo sa. E quindi vi chiedo, chi siete oggi? Ve la lascio come una domanda aperta. E sapete che potete anche chiederlo tutti i giorni, o più volte al giorno. Non c'è una risposta giusta. Sono spunti per prendere consapevolezza. E qui è proprio il fatto anche di essere qui insieme mi porta al prossimo punto, che è sopravvivere, vivere e. Sopravvivere, sappiamo che si può sopravvivere. Vivere bene, vivere, si può vivere. Quindi non solo facendo lo step indispensabile, mangiando e respirando e bevendo quello, solo quello che ci serve per stare in vita, fare quello che siamo obbligati a fare per stare in vita, ma si può anche vivere in modo pieno. Ma soprattutto ho voluto mettere E, perché il fatto di essere qui insieme, anche se in questa modalità un po' diversa o per alcuni nuova,
è proprio quello che secondo me alcune tradizioni dicevano con il fatto che può essere una frase forte, però con nessuno si salva da solo. Cioè, è possibile sopravvivere da soli, è possibile vivere da soli anche bene, ma nessuno si salva da solo. Ovvero, quello che è il mio modo di intendere questa frase, che è il motivo per cui ve l'ho portato oggi, è proprio dire, se in questo momento hai bisogno di qualcuno o di qualcosa, chiamalo, fallo. Solo perché siamo isolati in qualche modo, non vuol dire che non possiamo essere in contatto. Perché comunque l'essere umano, tra le varie cose, è anche un animale sociale. Quindi un conto è scegliere di fare un mese, un anno, una vita da eremita. Un corso, cioè un conto è trovarsi in questa situazione. E quindi perché non approfittare di questo per valorizzare il contatto con le persone, anche se in un modo nuovo, che può sembrare banale come cosa, ma per molti non lo è, soprattutto quando ci sono momenti particolari. Quindi anche il non aver paura di chiedere aiuto o anche semplicemente di stare in contatto con gli altri per il piacere di farlo, per sentirsi accolti a volte anche dagli altri o anche solo per creare qualcosa di più insieme, non è una cosa per nulla scontata. E la cosa bella è che in tutto questo la natura continua a vivere. C'è la primavera che si sta facendo avanti, c'è chi vive un po' a contatto con la natura, vede che ci sono un sacco di germogli che si sono già aperti, che si stanno aprendo, fiori, fruttini, piccoli frutti, insomma ci sono già tante cose, anche molti animali che si stanno svegliando, che stanno cantando, che stanno ballando, danzando. Ma soprattutto la bella notizia, la bella novella, come diceva qualcuno, è che noi siamo natura. Noi non è che quando siamo nel bosco andiamo in natura. Noi siamo sempre natura, anche in casa, anche davanti a un computer, anche sul gabinetto. Noi siamo sempre natura. Semplicemente come sarebbe ricordarselo, perché la primavera come sta arrivando fuori, sta arrivando anche dentro. E così come quello che noi possiamo vivere dentro, possiamo rispecchiarlo fuori, ad esempio. Quindi anche esteriorizzare quello che stiamo vivendo. Cioè, per esempio, mi viene in mente una persona che secondo me sta aiutando tante persone in questi giorni, che è una psichiatra che si chiama Erika Poli, che lei sta dando degli ottimi spunti anche su cosa tirare fuori nel momento che stiamo vivendo, proprio per valorizzarlo, per fruirlo. E tutto questo che può sembrare lontano dal mondo dell'erboristeria, in realtà fa parte del nostro essere, diciamo, del nostro sedersi e riprendere posto nel cerchio che è la natura, dal mio punto di vista. Quindi è tutto collegato anche all'uso delle erbe, al cibo, alle cose di cui ci nutriamo, al sole e a tutto il resto. Al corpo, al movimento e tutto il resto. Ci sono domande? Vi ho ipnotizzato? Vi ho addormentato? Siete svegli? Visto che questa era la nostra ultima slide, tolgo un attimo le slide così finalmente vi vedo bene. Domanda, Marco. Credo di sentire un Enzo da lontano. Bravo, bravo, bravo. Senti, a me è venuta una cosa che io prendo per buona, perché l'ho sempre sentita ripetere, ma vorrei sapere che cosa ne sai tu di questo. Cioè, del discorso che ci sono mesi in cui il sole non fa bene, sforzi troppo, e dei mesi in cui invece va bene. Sì. Il discorso dei mesi con la erba. Allora, grazie Enzo. Questa in effetti è una conoscenza popolare, particolare, che è spesso legata a questo modo di dire, che è il non prendere il sole nei mesi con la R. È una cosa particolare. Quindi noi sappiamo che da maggio ad agosto siamo abbastanza tranquilli. Negli altri mesi invece così così. In realtà è curioso perché noi sappiamo che nei mesi
in cui ci si avvicina al solstizio d'estate, che è giugno, comunque siamo molto vicini al sole. Quindi chissà che un eccesso di sole preso in questo periodo magari non dipenda da quello, o magari dipenda dal fatto che siamo meno abituati, perché magari veniamo dall'inverno e quindi va preso per brevi momenti e non certo facendo dei bagni solari come siamo abituati d'estate, perché in realtà le radiazioni solari più forti non dipendono dal calore, ma dipendono dal momento, diciamo, dall'inclinazione, da quando siamo più vicini al sole, quando i raggi sono più perpendicolari, che quindi poi anche quando in parte, quando le giornate si allungano, quindi chissà che non siano conoscenze di questo tipo. Sicuramente prendere alcuni minuti di sole al giorno oggi non penso ci faccia male, però chissà che non ci sia uno spunto utile. Grazie Enzo. Grazie Marco. Ok. C'è qualche altra domanda? O chat o audio, togliendo il muto, come volete, eh? Come siete più a vostro agio. Non tutti insieme, mi raccomando. No, in realtà, se non ci sono domande, non è un problema e spero che sia perché sia arrivato tutto chiaro e utile e non confuso e incomprensibile. Però una cosa che mi è venuta in mente, che volevo aggiungere, anche senza le domande, è che come vedrete, come avrete visto, non ho messo piante che hanno proprio un'azione di stimolo sul sistema immunitario, che è una cosa comunque di cui parlano alcuni erboristi, alcuni naturopati, eccetera. L'ho fatto perché, un po' perché nella tradizione si usavano poco queste piante e io sono un po' legato alla tradizione, ma in realtà anche perché parlando a tante persone e non avendo modo in questo momento di condividere singolarmente con ognuno di voi, in realtà le piante che stimolano il sistema immunitario, se ci sono delle condizioni di salute magari legate a malattie autoimmuni o altre situazioni, non sono sempre consigliate. Quindi se per caso non avete patologie autoimmuni e in questo periodo state prendendo echinacea, non preoccupatevi, va benissimo. Però ci sono anche tante altre piante che lavorano più sull'aspetto dei fluidi, dei muchi, dello stomaco e dei polmoni, che secondo me in questo periodo qua aiutano molto. Così come aiuta anche molto il diffondere oli essenziali nell'ambiente, soprattutto per quello che è la detersione delle vie respiratorie inalando, e anche perché alcuni oli essenziali, non tutti, ma alcuni, come per esempio quello di cannella, hanno anche un aspetto proprio antivirale e non solo antibatterico e antibiotico. E questo, vabbè, era uno spunto aggiuntivo. Hai parlato di scaldare il corpo con tisana. Io ho sempre freddo, anche in estate. Mi consiglio una tisana riscaldante con cannella, curcuma, eccetera. Ok. Allora, sicuramente è importante scaldare, ma quando si ha sempre freddo, se vogliamo andare un attimo a ripescare quelle che erano le conoscenze degli antichi, non si parla tanto di mancanza di calore, quanto di mancanza di circolo, di circolazione di calore. Quindi una cosa, ad esempio, che si può fare è usare una pianta di cui è molto funzionale il gemmo derivato, quindi diciamo il macerato glicerico, che si chiama corniolo. Sì, si chiama corniolo. È una pianta molto utile per proprio il circolo del sangue. Si chiama, tra l'altro, curiosamente, cornus sanguinea. E visto che, ecco, circolo del sangue inteso soprattutto come lo intendevano gli antichi. Poi ha anche un effetto sulla circolazione, quindi se per esempio si prendono degli anticoagulanti bisogna comunque stare attenti e quindi magari utilizzare un basso dosaggio, o comunque lì sono casi da valutare persona a persona, diciamo in individuale. Però il cornus sanguinea, il corniolo, è il sanguinello, diciamo, è una pianta che aiuta molto in questo senso qua.
Il peperoncino è un ottimo, perché mi hanno chiesto, fa bene il peperoncino per difese immunitarie? In realtà il peperoncino, se diciamo non è lì da troppo tempo, ha una buona componente antiossidante e in realtà soprattutto si è visto, però bisognerebbe prenderne in grosse quantità, che può essere preventivo di alcune forme tumorali, soprattutto della prostata, ma in realtà si ha da una parte un aspetto antiossidante che aiuta e che scalda, dall'altra bisogna stare attenti a non abusarne, soprattutto per non irritare l'intestino. Quindi bisogna stare, diciamo, nel bilanciamento di questi aspetti. Sicuramente in un quadro complessivo è meglio il peperoncino del pepe, quello posso dirvelo, anche proprio per l'intestino. Però sappiamo che quando si eccede con l'intestino, nel momento in cui poi bisogna espletare i propri bisogni, non sempre è piacevole, diciamo così. E questo è un indice del calore. Ecco. Ok. Allora, visto che abbiamo superato i 50 minuti... Ah no, aspetta, c'è ancora una domanda. In caso olio essenziale di timo, come posso usarlo? Allora, l'olio essenziale di timo intanto può essere usato come aggiunta a disinfettanti, per esempio, anche per le mani, per l'ambiente... potete trovare anche su YouTube cercando Marco Fossati disinfettante erboristico. Ho fatto un tutorial, come va di moda, un tutorial per fare un disinfettante fai da te, ma in realtà si può usare anche nei diffusori, quelli diciamo proprio per gli aromi, quindi per esempio queste classiche ciotoline di terracotta con sotto una candelina, o nei diffusori quelli più elettrici, più moderni. Soprattutto quelli che scaldano, quelli a fornelletto, perché ora vanno di moda anche quelli a ultrasuoni, che mantengono un po' di più la qualità dell'olio essenziale, ma sul lungo tempo potrebbero non essere sicurissimi dal punto di vista sanitario, perché non scaldando mai l'acqua potrebbero far proliferare i batteri, quindi secondo me comunque è da preferire il diffusore che scalda, però vabbè, quella è tutta una diatriba sull'argomento. Comunque, si può usare anche in questo senso qua, si può aggiungere anche in poco olio da mettere qua sotto, o anche, vabbè, il timo poi aiuta anche per fare massaggi muscolari, in caso anche di problemi alla pelle, fungini, insomma, serve per tante cose. Se poi è un timo anche di qualità, diciamo, da integratore alimentare, cioè che è un timo olio essenziale che si può usare anche per uso interno e non tutti lo sono, si può anche assumere magari nel miele, senza eccedere, magari una goccia o due nel miele, sempre se non si hanno problemi forti allo stomaco, tipo gastriti, e sempre se non si è in stato di gravidanza, perché in gravidanza non vanno usati gli oli essenziali. Prego, Viviana. Alessandra, parlavi della spirulina e del polline per la vitamina D. Il polline è quello delle api, vero? Ma la spirulina si compra in erboristeria? Il polline sì, è quello che si ricava, diciamo, che ricavano alcuni apicoltori durante tutto il processo, diciamo, della produzione, dell'allevamento delle api. Poi abbiamo anche Giulia, che è esperta in questo, che ha le api dalle parti di mele, se non ricordo male. E la spirulina invece si può trovare in erboristeria sicuramente, si può trovare ormai anche in molti negozi di alimentari, anche in alcune farmacie, però in erboristeria dovreste trovarla. Sicuramente è bene comprarla di qualità, quindi non andate sulle cose troppo low cost online, perché non sempre la spirulina è di buona qualità e soprattutto ci sono stati in passato problemi di contaminazione che hanno portato anche a, diciamo, insomma, a dei problemi di tipo sanitario con la spirulina. Quindi quella classica viene dall'America, quindi se la vedete americana non preoccupatevi, è normale. C'è anche chi la prende, chi la coltiva in Italia, perché si coltiva, diciamo, in superfici d'acqua dolce, quindi molti la coltivano anche qua ormai. Però quella classica è americana, e ce n'è una molto buona di una buona azienda, però non voglio fare pubblicità esplicita, però se qualcuno avesse dei dubbi potete scrivermi privatamente. Ok.
se non avete altre domande, vi chiedo se o con il microfono oppure nella chat, se vi va, a chi vuole liberamente, di scrivere una parola per chiudere insieme questo incontro, una parola che vi portate a casa. Può essere un'emozione, può essere un nome di qualcosa che avete sentito, quello che volete, un'immagine, una parola. O anche due parole, oggi sono generoso, anche due parole. Sì. Sole. Sole. Serenità, gratitudine, equilibrio. Altruismo. Luce. È arrivata una calma, abbiamo sentito una luce. Conoscenza. Conoscenza, la natura in me, sperimentare nuovi modi di stare. Bello. Insieme. Siamo proprio insieme. E ok, in attesa che arrivino le ultime parole, vi dico che io ho la pagina Facebook, Erboristeria Intuitiva con Marco Fossati, ho il profilo di Instagram, Erboristeria Intuitiva, ho il canale Telegram, che se mi chiedete vi mando come link, e soprattutto mando una o due volte al mese, di solito, dei messaggi in una lista di WhatsApp che si chiama Erbe ed Erboristeria. E chi vuole mi può scrivere, l'unica cosa, dovete avere il mio numero registrato in rubrica per ricevere i messaggi, e io mando questi messaggi che non sono in un gruppo, è solo una lista che vi arriverà individualmente, e ve lo dico perché manderò lì la registrazione come link di questo incontro, così chi vuole lo può ascoltare. E magari scrivetemi, se potete, se ho il vostro via libera per il video. Se non ci fosse via libera di tutti per il video, per rispettare ognuno, manderò l'audio, così almeno siamo tutti rispettati. E brava, vai a fare cose buonissime, Regina, che vai a cucinare. E in questi vari canali scriverò anche tutti i prossimi incontri, perché attiverò anche i corsi che facevo da Radice Comune in una versione online. E chiaramente, visto che manca la parte pratica, perché purtroppo non si possono fare gli intrugli qua insieme, con ogni seminario darò la possibilità a ognuno anche di fare 20 minuti di incontro individuale, sempre via chat, sia per una sorta di tutor sul corso, quindi per confrontarci sulla lezione, ma anche per eventuali domande personali di salute, eccetera, eccetera. Allo stesso costo di quello che facevamo di persona, ma in questo caso sarà lezione più 20 minuti di individuale. Vi manderò programma e date e tutto quanto. Ok. Grazie a tutti. Il respiro di luce lo facciamo in un altro momento, solo perché siamo andati un po' oltre con i tempi, però anche di quello vi manderò il link per quando lo faremo. Quindi faremo una cosa dedicata. E sarà bello anche condividere quello insieme. Grazie a tutti, grazie anche a Cristina che è qua in regia, che mi ha aiutato con i commenti. E a presto, state grazie bene. Grazie Marco. E grazie. Grazie. State grazie Marco, ciao. Un abbraccio grazie. A Melissa. Ciao. 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 Grazie, ciao. Ciao. Ciao Melissa.